Salve a tutti. E allora andiamo a verificare una testa del 1050 con il collettore e il corpo farfallato. Quindi in questo caso andiamo pure a avere la possibilità di provare questo tipo di collettore, anche se adatto per i carburatori, però andiamo a vedere la parte del collettore se va a funzionare meglio di quello che era montato sulla testa. E quindi andiamo a verificare se l'efficienza attuale della testata può riscontrare dei problemi oppure è migliorabile a livello di lavorazione. In questo caso già alcuni problemi si vanno a notare, quindi andiamo a vedere un po', accoppiando il tipo di collettore, si vanno a riscontrare dei problemi di accoppiamento sulla testata. E allora andiamo a vedere cosa andiamo a notare. Intanto il collettore non deve avere mai questo tipo di gioco, ma avere sempre due prigionieri di riferimento come guida del collettore, quindi anche se lo andiamo a montare deve stare fermo, altrimenti andiamo a fare dei piolini di centraggio per essere completamente fermo e poter aderire e combaciare più che altro con la testata. Andiamo a vedere cosa andiamo a riscontrare dentro. Vediamo che in fondo andiamo a notare, un attimo, andiamo a fare un po' di luce. E allora, ecco cosa andiamo a verificare qua. E in questa parte vediamo che si va a riscontrare un gradino del collettore, vedete in fondo. Quindi se muoviamo il collettore anche un po' su o in giù, il gradino rimane sempre. Quello che andiamo a vedere sugli altri collettori è che anche il gradino in questo caso lo va a fare anche in questo cilindro. Anche se andiamo a spostare, vedete che un po' va a coincidere. Quindi dobbiamo, se andiamo a lavorare in qualche modo, andare a creare dei piolini di fissaggio del collettore. Quindi anche sugli altri cilindri vedete che in fondo lo va a creare qui a destra e quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Anche se poi sul collettore vedete che in fondo va a fare una cavità che va a fare il risalto del flusso, quindi un po' la sezione di entrata si va a restringere di molto. Quindi per questo dico di andiamo a verificare il comportamento della testata e poi vediamo tutte le perdite che ci sono sia con questo tipo di collettore, quello lo andiamo a verificare, poi il corpo farfallato, sì, quello lo andiamo a valutare pure con le valvole speciali che erano montate, anche per vedere un po' i miglioramenti e le perdite che ci sono sulla testata. In questo caso, se andiamo un po' a vedere sulle sezioni dei condotti sia di scarico che di aspirazione, un po' sullo scarico qui va a lavorare meglio, sulla aspirazione andiamo a verificare poi le perdite anche perché sono state lavorate un po' le direzioni nel senso opposto, quindi vediamo un po' come si va a comportare. Più che altro è importante, visto che questo ci serve come riferimento del flusso e andare a verificare di come sistemarlo, anche se andiamo a mettere un po' di plastichina all'interno del condotto per vedere come va a funzionare meglio. In tal caso si prenderanno delle misure e si va a creare un tipo di collettore come dimensionamento, come disegno fatto migliore per andare a vedere come si va a comportare sia il banco di flussaggio, anche perché in questo caso sono state messe dei tondini di alluminio un po' con delle sezioni più ampie per andare a lavorare bene l'accoppiamento sulla testata, ma è stato fatto un lavoro sempre di fuori centro. E poi con tutto il materiale che c'era a disposizione che si poteva lavorare bene come a livello di geometria il condotto e andare a creare meno curvature in questo caso di accoppiamento sulla testata. Di qua anche sulla testata si va a notare le parti che non andavano a accoppiare bene con il tipo di collettore. In questo caso qui si nota di meno, ma sul collettore se lo andiamo a verificare
sono queste con la luce si nota di meno, quindi ci sono qua delle parti che non vanno a accoppiare bene con la testata. Vedete, in questo caso questa parte lucida di sotto, dove non accoppia bene con la testata, va a creare questi tipi di arie che non coincidono proprio con la testata. Questi li dobbiamo andare a eliminare, cioè nel senso fare lavorare bene il collettore con la testata. Quindi andiamo a fare i flussi a banco per vedere le prove e poi valuteremo dopo il comportamento. Allora, sono state fatte tutte le prove di lettura e se andiamo un po' a comparare due collettori, uno va a funzionare bene, mentre l'altro perde proprio perché all'imbocco della testata basta cambiare la direzione di entrata, va a creare quel salto che abbiamo visto anche prima nel video, dove va a creare quel gradino e in quello va a perdere l'entrata dentro la testata, anche se poi al di là del diametro del condotto della testata, quindi non è stato aumentata la sezione di passaggio, lavorando con il guidavalvola e sotto sede valvola è andata a migliorare la testata, quindi un ulteriore aumento di portata ce l'ha se andiamo a fare qualcosa all'imbocco della testata, nel senso che va a cambiare direzione, quindi togliendo il guidavalvola e lavorando sotto, cambiando la direzione, ancora è migliorabile, nel senso che se all'inizio si andrebbe a lavorare con la giusta direzione come condotto, come geometria, voglio dire più da un lato rispetto all'altro, andiamo a fare una rotazione del flusso in camera, quindi ho fatto la prova in questo che va a migliorare ancora, però non è possibile più attuare questo sistema sulla testata, altrimenti si dovrebbe fare un tassello un po' particolare qui all'ingresso che comporta un po' di rischi sulla testata, però il flusso di per sé è sempre un po' migliorabile ancora, quindi andiamo a vedere i dati di lettura e poi vediamo alla fine. Perché è stato lavorato soltanto un condotto per andare a fare tutte le prove. E allora, ecco la prova della testata. Questa è l'aspirazione originale, o perlomeno lavorata per come è già nello stato iniziale. Collettore, ecco come si va a comportare il primo, quindi va a perdere rispetto alla curva del condotto. Invece poi, con il secondo collettore che andava a cambiare un po' la geometria di imbocco sulla testata, andava a uguagliare il condotto di aspirazione. Quindi basta i due condotti che arrivano con una direzione opposta e il gradino che lo creano in un modo diverso va a creare dei miglioramenti o peggioramenti. E in questo caso, ecco, andando a lavorare un po' sulla guida valvola, va a modificare un po' sia nei bassi che negli alti, quindi qui va a perdere, poi andava a guadagnare in livello di portata, però questo inconveniente iniziale di qui poi è stato tolto perché si è visto che andava ad ostruire il passaggio del condotto sotto sede valvola, diciamo. Quindi andava lavorata ancora a livello di lavorazione, non tanto di condotto, perché poi il condotto di per sé come sezione andava bene. Lo andiamo a vedere anche poi qui sullo stato iniziale della testata, lo scarico che bene o male va a uguagliare, diciamo, il condotto dell'aspirazione, quindi in questo caso c'è un piccolo risalto al contrario del condotto a 8-9 mm. Vediamo se possibilmente un po' all'apertura della valvola i due flussi si vanno a scontrare nel guidavalvola, quindi qualcosa da migliorare nel guidavalvola dello scarico. In questo caso poi vediamo se lo vado a fare oppure no, perché già in questo caso anche nelle alzate poi dopo si va a comportare bene solo in questi due punti.
Se andiamo a vedere un po' il miglioramento che si è ottenuto in questa lavorazione, quindi con questo già si è migliorato, però si è perso nei bassi. Modificando un po' le sezioni del condotto in questo punto, si va a modificare questo miglioramento. Vediamo che qui si è andata a togliere quella perdita che si era creata perché cambiava la direzione del flusso, e in questo caso qui in alto abbiamo mantenuto sempre la portata, proprio perché poi non è il condotto che va a incidere, quindi la sezione qui si potrebbe ampliare, ma poi funziona troppo in alto e quindi non riusciamo a riempire bene il cilindro in fase di riempimento come velocità. E difatti, se andiamo un po' a vedere le altre, vedete la differenza che c'era iniziale con il collettore e poi qui il confronto che si andava un po' a perdere nel basso, invece poi si andava a togliere. Qui è stata fatta un'altra modifica, ma uguagliava il problema cioè andava a ricreare un po' i guadagni che si erano ottenuti. Andiamo a dire che questa prova di sull'aspirazione va a migliorare ancora. Se andavamo un po' a lavorare la sezione qui sotto sette valvola, dando una direzione del flusso diverso, che io l'ho ricreato all'imbocco, quindi mettendo qualcosa di, quindi anche strozzando il condotto all'ingresso, ma cambiava la direzione, si era migliorato qui la lettura. Se andiamo a vedere, in questi tre punti sono più alti rispetto al massimo che abbiamo qui a 10 mm, proprio perché cambiava la direzione e andava a migliorare. Quindi questi sono stati tre punti di prove con delle direzioni diverse dell'andamento del flusso all'ingresso del condotto. Ok, andiamo a vedere un po' nella parte finale, vediamo in qualche altro video se ci sarà opportunità di vedere qualche altra testata con uguale, diciamo, tipo di lavorazione che si può andare a fare. Per il momento, diciamo che è tutto qui. Vediamo, faccio vedere ora il condotto che è stato lavorato e basta. E allora andiamo a vedere quel condotto lavorato che abbiamo visto. E quindi vediamo la differenza, sia come guida valvola è stata tolta, anche se qui poi a livello di condotto è stato risistemato proprio nella zona vicina alla guida valvola, e quindi quel miglioramento è stato soltanto nell'aggiustamento sottosede, e non sarà fatto altro che ripristinare uguale misura e lavorazione sui quattro condotti di aspirazione. Invece quello dello scarico, se andiamo un po' a vedere, c'è qualche aggiustamento, ma non voglio togliere il guida valvola, proprio voglio fare un leggero aggiustamento per vedere di sezione come siamo, proprio perché poi a livello di condotto internamente, già come abbiamo visto di portata, già siamo uguale all'aspirazione, quindi dobbiamo dare soltanto un aggiustamento qui sotto sede valvola. E per il discorso del condotto, era che a parità di sezione, quindi anche di diametro esterno come materiale, questo è stato lavorato male e quindi andava a creare delle curvature interne che, se andiamo a vedere in questo disegno, vediamo di. E allora, in questo disegno andiamo a vedere che mentre una parte era stata lavorata troppo di sotto nel collettore e l'altra è anche laterale, quindi queste due lavorazioni, una frontale, cioè vista dall'alto, e una laterale, va a comportare questo tipo di lavorazione, proprio perché tra il collettore del corpo farfallato, quindi con, se andiamo a vedere, due sono più vicini e quindi fanno una curvatura, e due sono più dritti verso la testata.
è un po' questo comporta questo tipo di aggiustamento, però si poteva anche andare a fare un prolungamento di qui e fare la curvatura verso il centro in questa parte del collettore, non qui. Quindi qui già si dovrebbe raddrizzare per avere la direzione dentro la testata. Vabbè, poi ne andiamo a vedere qualche altra testata.